Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come giusto che sia, è mercoledì e tra le altre cose non è neanche di mattina e di pomeriggio. Sono le 4:12, quindi è tardi. Però ho detto, per tradizione voglio cominciare questo video di mercoledì. Sono stati un po' di giorni impegnativi, ho sistemato delle cose, ne ho fatte altre, stiamo creando nuovi progetti, cose per il futuro. Dovrei cominciare anche a sistemare un po' i progetti per il canale, ma in questo momento non è facilissimo. Tra le altre cose ho delle idee, ho un'idea per una plugin su Premiere, una cosa stranissima che non mi è mai venuta in mente, però mi è scattata una molla nella testa. Non sono un programmatore, però ci proverò. È una cosa molto simpatica e utilissima. Però adesso facciamo un bel caffè perché sono le 4 del pomeriggio ed è pausa caffè. Il tempo come vola. E sono passate diverse ore, ho cominciato a smanettare un pochino con un altro software di montaggio. Io normalmente uso Premiere, lo sapete benissimo se siete abitué del mio canale YouTube, ma ho voluto provare e testare su un lavoro, perché purtroppo così si testano i software quando li metti a dura prova, con Final Cut Pro X. Final Cut, io quando sono passato a Mac tanto tempo fa, parecchio tempo fa, quasi 10 anni fa, io ho cominciato su PC utilizzando Premiere Pro 3.5, una cosa del genere, non ricordo neanche la versione precisa. Quando ho preso il Mac, la prima cosa che feci è comprare insieme al Mac Final Cut Studio, che era una gran figata, era il box con 10 DVD dentro da installare, molto 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 divertente. Quindi quando vidi il keynote di presentazione di Final Cut Pro X, gridai al miracolo, perché sembrava una cosa così fantasmagorica, strana, stramba, futuristica e quant'altro. Poi mi sono realmente reso conto che tutto questo invece era una mera finzione, era un software che era diventato un giocattolino per bambini, e quindi da allora poi ho continuato a lavorare soltanto su Premiere. Ma al contempo, quando uscì Final Cut Pro X, io lo acquistai perché aveva un costo di circa 350 euro sullo store, e lo presi. Da allora io l'ho sempre tenuto aggiornato, installato, ci ho giocato qualche volta, ma realmente mai utilizzato a fondo. E dato che dovevo montare un video molto semplice, era un backstage di una campagna di moda, questi vuoi progetti minori che si fanno ogni tanto, ho deciso di utilizzarlo, di impegnarmi una giornata intera, anche se una cosa avrei fatto in un'oretta, di impiegare una giornata intera per studiarlo e capire un pochino come è il workflow. Devo essere sincero, non mi ha destabilizzato più di tanto, ossia ho lavorato bene, avrei potuto lavorare meglio con Premiere, di sicuro conoscevo il mio pollo, quindi sapevo dove andare a parare sulle cose, invece con Final Cut... Questo, ho messo anche un po' di tasti funzione miei su Premiere, gli stessi shortcut, queste cose qui. Insomma, ho avuto le mie difficoltà, però tutto sommato, per essere utilizzato anche da tante altre persone, non è assolutamente malaccio come software. Infatti penso che per tutte le piccole cose, i piccoli progetti utilizzano Final Cut, perché ha tante piccole funzioni che velocizzano il processo di editing creativo, specialmente in queste circostanze un po' particolari, mentre poi utilizzerò Premiere per progetti più complessi. E dato che io, comunque lavorando anche per il cinema, mi interfaccio sempre con i montatori che utilizzano Avid, infatti per il cinema puntualmente si utilizza Avid, e quindi sto pensando, dato che io ho un abbonamento Avid da diverso tempo, di cominciare a studiarlo per bene e addentrarmi a provare a fare qualche progetto anche con Avid, anche se è ancora più macchinoso di Final Cut. Final Cut ad esempio non è tanto macchinoso, ma quanto uno stile di montaggio, uno stile di utilizzo completamente diverso da Premiere, perché è molto più friendly user. Questa è una capacità che va bene per i montatori delle prime armi, perché sono più agiati nell'entrare nel montaggio, piuttosto che chi lavora con Premiere, che in primo momento può essere un pochino ostico. Mentre per un montatore che è abituato ad utilizzare Premiere, ha utilizzato Final Cut Pro 7, arrivare a Final Cut Pro X diventa tutto un pochino più fuori fase. Infatti, per esempio, se devo fare la color, mi sa strano di non avere un livello di regolazione. Può darsi che ci sia, però sono io che
mi ci sto sbattendo la testa. E con Avid sarà ancora tutto più macchinoso perché è al vecchio stile, quindi in out, inserisci in timeline tutti i comandi da tastiera, pochissimo mouse, però sarà una bella esperienza, poi vi racconto come va. Nel frattempo è mercoledì sera e penso che adesso chiudo e vado a casa. È domenica e questa settimana è andata un po' così. Sono stato molto impegnato, un po' tra problemi personali, impegni lavorativi. Ho dovuto portare a termine diversi lavori particolari e quindi sono qui anche di domenica, non solo per raccontarvi qualche altra cosa, ma special modo per continuare a lavorare, perché purtroppo quando si è liberi professionisti succede anche che si lavora di domenica. La cosa divertente stasera: andrò al cinema, andrò a vedere Inferno. Dovete sapere che sono un patito dei film tratti dai libri di Dan Brown e quindi con molto piacere andrò a vederlo per capire come hanno interpretato il libro, che a me è piaciuto tantissimo. Cominciano ad uscire le prime novità di quella che sarà un ulteriore aggiornamento di Premiere. Parliamo di Premiere 2015.5. In un'immagine che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook c'è Philip Bloom, che è un grandissimo filmmaker anglosassone, che è uno dei personaggi che ha la possibilità di testare i software Adobe in pre-release. Ha fatto notare che c'è un'aggiunta molto particolare all'interno del monitor programma di Premiere. Il monitor programma, per chi non stesse seguendo il mio corso di Premiere, è il monitor dove noi vediamo quello che c'è in timeline. Tra i vari pulsanti che possiamo abilitare o disabilitare, quindi delle funzioni specifiche su quella di quel momento del monitor, c'è il pulsante per disattivare contemporaneamente tutti gli effetti presenti sulle clip e quindi vedere la clip pulita. Questo pulsante era voluto un po' da tutti da sempre, perché praticamente cliccandolo non è un pulsante distruttivo, perché non tocca nulla degli effetti e dei parametri inseriti nella timeline, ma cliccandolo li disattiva tutti quanti, così noi potremo vedere la clip pulita. Riattivandolo semplicemente si riattivano tutti i canali con gli stessi parametri. Se per esempio è stata effettuata una stabilizzazione, quella rimarrà con la stessa analisi, quindi non ci sarà il problema di doverla rianalizzare nuovamente, altrimenti ci sono casi altrimenti che andrebbe in conflitto la cosa. Faccio un giro, metto insieme un po' di cose a lavorare e poi ci rivediamo. Insomma ragazzi, anche questa domenica è terminata. Io ho perso un po' di tempo a completare degli aggiusti su uno spot che andrà in onda settimana prossima, no, forse fra un paio di settimane, quindi quando uscirà il prossimo Confucio. E di cos'altro vorrei parlarvi? Nulla, di un evento in particolare che si terrà a Torino e che si tiene ogni anno, una conferenza molto importante a cui io forse vorrei partecipare, vorrei essere lì presente. Non so se riuscirò ad esserci per motivi di tempo e di lavoro, ma voglio parlarvene. Troverete tra le altre cose tutti i link sulla mia pagina Facebook e su Google Plus, nel caso condividerò anche lì, e su Twitter. Quindi mi raccomando, se qualcuno è di Torino, mi raccomando, dovete esserci, perché è uno degli eventi più importanti che si tiene in Italia per la sola post-produzione, special modo sugli effetti visivi. Questo evento si chiama il View Conference, si terrà dal 24 al 28 ottobre a Torino, nel centro Torino Incontra, che si trova al centro di Torino. Già ci sono stato un paio d'anni fa, e una di quelle... di quegli eventi importanti dove si impara tantissimo, perché c'è il confronto con i grandi del settore. Il regista di Trolls, ci sarà il regista di Zootopia, cioè insomma ci sono tantissime figure professionali che spiegheranno quello che hanno fatto, i loro lavori, i più grandi lavori che abbiamo visto. Ci saranno i supervisori dei film della Marvel. Insomma, è uno di quegli eventi da non perdere se c'è la possibilità. Vi lascio in descrizione il link del sito per il View Conference, dove poter effettuare sia la registrazione pubblica e gratuita, oppure quella premium per assicurarsi il posto in platea, perché vi assicuro che ci sono stati dei casi dove il posto in platea non c'era e quindi bisogna avere per forza un pass premium. Con questo io vi dico buon fine settimana, anzi questo fine settimana già è passato, quindi vi dico buon inizio nuova settimana. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.